Vi ringrazio tanto di questa accoglienza e delle testimonianze. Vi chiedo di pregare per me, vi chiedo di pregare per i giovani. Oggi è il giorno della primavera, il giorno della speranza, il giorno dei giovani. E forse ogni primavera si riprende la strada della gioventù, si fiorisce un'altra volta, ma ai giovani non perdere la speranza di andare avanti sempre. Agli anziani portare avanti la saggezza della vita. Gli anziani sono come il buon vino quando invecchia, è il buon vino, ha qualcosa buona lì che serve agli altri, che serve ai giovani, giovani e anziani insieme. I giovani hanno la forza, gli anziani la memoria e la saggezza. È un popolo che non cura i giovani, che li lascia senza lavoro, disoccupati, fra parentesi, e che non cura gli anziani, non ha futuro, capito? Non ha futuro. E se noi vogliamo che il nostro popolo abbia futuro, abbiamo cura dei giovani, cercando per loro lavoro, cercando per loro strade di uscita di questa crisi, dandole i valori dell'educazione, abbiamo cura degli anziani, che sono quelli che portano la saggezza della vita. Adesso preghiamo la Madonna e San Giuseppe perché protegga ai giovani, agli anziani e alle famiglie. Ave Maria, piena di grazia. San Giuseppe, mi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie, grazie tanto. E adesso mi congedo di Napoli perché torno a Roma. Vi auguro il meglio e Camarona vi accompagna.